oggi faremo due chiacchiere. Si è addormentato. Non è successo niente, stiamo registrando, quindi devo svegliare, no? Eccomi qua. Allora, stavo dicendo, faremo un po' di chiacchiere, discuteremo un po'. Aspettiamo Domi che arriva. Ovviamente sta allenando? Sì, va bene. Come al solito, aspettiamo un attimo. Dai, forza, vieni qua. Parliamo un po', dai, andiamo. Mi stanco. Come ti stanchi? Muoviti, siediti. Alla testa. Allora ragazzi, parleremo tutte e tre, perché di solito non parliamo mai insieme, di solito parlo, c'è anche parlare. Parlo io perché ce l'ho io la telecamera, filmo io, quindi faccio io. Mi sembra anche logico. Comunque, oggi farò parlare anche loro, vi farò dire le loro opinioni e cosa fanno in questo periodo soprattutto. Partiamo da lui. No, o tu o lui, non è che sta scelta. Quindi partiamo da te oggi. E magari la prossima volta non ci sarà neanche. Quindi facciamo così. Allora, dici cosa fai in questo periodo, come lo stai affrontando, e magari poi ci dai un consiglio, ok? Vai. Io praticamente non faccio niente. Guardo Netflix e gioco e torno. Vabbè, questo lo sapevamo, non è che non lo sapevamo. Dai un consiglio alle persone, magari, come cosa fare, come comportarsi. Ma il consiglio è di stare tranquilli. Tanto tornerà tutta alla normalità. Vabbè, un ottimo consiglio. Certo. Però, cavolo, si sta fermo tutti i giorni, non c'è. Adesso passiamo la parola al super atleta Pitt. Super allenato. E fa sfotti. Come tu sfotti me, io sfotto il Deo, quello è il problema. Hai qualche problema per caso? Allora, raccontaci quello che fai in questo periodo e poi ci dai un consiglio, ma stai bene, dai. Ok. Allora io praticamente mi alleno, cerco di mangiare il più pulito possibile, tutto posto bene, mangio e niente. Basta. Ok. Adesso un consiglio su come comportarsi. Vai, tu che sei. Ma il consiglio è di cercare di rimanere fermi il meno possibile, di fare più attività fisica e spappare tutto così. Ovviamente. È anche giusto quello che dice lui. Certo. Quindi, raga, quello che dice lui va bene, quello che dice lui va bene, è anche quello che dico ovviamente. Sì, è per il maestro. Ma non ti sono d'accordo tutti e due. Mino testa con testa subito io, eh? Non è che non la penso due volte. Comunque, quello che dico io è di cercare di essere creativi e produttivi, di trovare qualcosa che vi piace fare, magari anche di studiare, in modo tale che non rimaniate fermi completamente. Cercate di fare sempre qualcosa di costruttivo durante la giornata. Ad esempio, sto video qua, questo che state vedendo, ci metto circa due giorni a farlo. E ce ne potrei mettere anche molto molto tempo di più per avere una qualità migliore. Ma ora supporto. Mi spacco, mannaggia! Sì, sei forte. Sì, poi ti faccio vedere quanto sono forte. Stavo dicendo, questo video qua ci metto tantissimo, diciamo relativamente, perché due giorni. Ma ci potrei mettere molto molto di più per avere una qualità ancora migliore. Comunque, ragazzi, il mio consiglio è anche il loro, venite, avvicinatevi insieme a me, è quello di cercare di sfruttare questo momento, ok? Di non rimanere completamente fermi, ma di passare sì del tempo in relax, allenarvi e anche fare qualcosa per voi stessi e per gli altri. È arrivato tutto qua. Salassa. Ma siete messi d'accordo, non vi date un culo oggi, eh? Dai, supporto, cielo, supporto. Ma almeno dai, salutate, dai, forza. Ciao, lasciate un like, iscrivetevi e un commento. Ciao a tutti e grazie.